Carissimi amici, mi trovo qui nella cattedrale che, come sapete, è vuota perché non possiamo e non abbiamo potuto esserci per le celebrazioni tutti insieme come solitamente. Mi piace farvi gli auguri proprio da qui, da questo luogo, ricordando le celebrazioni che purtroppo abbiamo fatto senza la vostra presenza fisica. Anzitutto, ecco, vorrei portare l'augurio di pace che era simboleggiato nell'olivo, l'olivo benedetto che quest'anno non vi abbiamo dato, ma che voi potete avere, spero, in casa, e casomai, ecco, in tempi migliori possiamo riproporvelo. E poi l'augurio del nostro stare insieme come amici era riferibile al Giovedì Santo, quando Gesù nell'ultima cena ha voluto donarci, regalarci la sua presenza e il suo comandamento: amatevi come io vi ho amato. Niente di più importante di questo, proprio del volerci bene in maniera bella, superando le difficoltà che incontriamo nelle nostre relazioni. E poi l'augurio che le nostre croci, che sono richiamate dal Venerdì Santo, possiamo portarle come l'ha portata Gesù, la croce, la sua croce pesantissima, trasformandola in un dono. Lui ci ha donato la sua vita sulla croce, ci ha salvati sulla croce. E infine l'augurio della Pasqua. La Pasqua è la gioia di una vita che vince sulla morte, di una speranza che non verrà mai meno. Oggi che facciamo i conti con la pandemia, con una sofferenza globale, qualcuno parla di terza guerra mondiale, che siamo sul fronte di guerra, ecco, noi abbiamo questa grande speranza che Cristo ci ha donato proprio con la sua resurrezione. Ecco, proprio qui vi invito a guardare questa cupola che io ogni volta che entro ammiro, perché i nostri padri hanno avuto l'idea di rappresentare il Cristo risorto che si rivolge al Padre e, indicando la croce, dicendo al Padre: e guardami in volto e ricordati della misericordia. La preghiera di Gesù è avvalorata anche della presenza della Madonna, della presenza dei nostri santi fondatori, che hanno costruito, o meglio, hanno ricostruito questa chiesa dopo la distruzione di Totila. Dunque, Pasqua, speranza. Pasqua, un invito a rimboccarci le maniche, sostenuti dal Signore risorto, sostenuti dall'amore fraterno, sostenuti dalla voglia di rispondere a questa sfida così grossa con un coraggio che ci farà fare, sono sicuro, delle cose belle per tutti noi, per la nostra Chiesa, per la nostra città. Santa Pasqua.